Per illuminare un interno, oltre a prendere in considerazione l'utilizzo di faretti per le riprese video, bisogna sempre prestare attenzione alla luce che è già presente nella stanza o comunque nell'ambiente che noi andiamo a illuminare. Iniziamo sempre con una luce e poi sommiamo le altre. In questo caso l'abat-jour è solo un punto luce di scena, in quanto non illumina praticamente niente. Allora aggiungiamo una luce centrale. Ecco che facciamo intravedere una figura femminile. Se vogliamo staccare la figura dal fondo, possiamo usare un controluce. Per una scena più drammatica, possiamo invece lasciare solo il controluce e avere così la silhouette della figura femminile. La posizione e l'intensità della luce è fondamentale per dare un taglio fotografico alla scena. Vediamo ora alcuni esempi. In questo caso abbiamo un solo faretto posizionato al lato del soggetto e abbiamo fatto attenzione che la luce proiettata non andasse sullo sfondo, creando quindi uno sfondo molto scuro. In questo caso abbiamo una luce frontale diffusa posizionata in alto e sul soggetto e un faretto posizionato sullo sfondo. Togliendo il faretto sullo sfondo capiamo come è stata illuminata la figura. In questo esempio abbiamo invece due luci posizionate a 45 gradi sul soggetto. Spegniamo il proiettore di sinistra per capire come arriverebbe solo la luce da destra.